Abete Legnami Infissi, Sportuno da 37 anni al servizio dello sport e Verde Sativa presentano il circuito calcistico d'élite. Abbiamo fatto una grandissima prestazione oggi. Il risultato non deve trarre in inganno perché il Ciampino è una buonissima squadra che fin qui aveva fornito delle buone prestazioni, aveva subito pochi gol, ha pareggiato con il Torino subendo il gol del pareggio all'ultimo minuto, noi con il Torino ci abbiamo perso. Ha vinto con la Lokomotiv Casilina che ha fermato la Gems, per cui è una squadra solida, ma noi abbiamo iniziato oggi con un piglio diverso. Dopo la sconfitta con il Torino ci eravamo detti che avremmo dovuto osare di più perché avevamo trovato una certa quadratura, ma in fase offensiva dovevamo sviluppare di più la manovra, cercare di più la profondità, i movimenti senza palla. Oggi lo abbiamo fatto, abbiamo giocato con tre punte pure, con due centrocampisti offensivi, la squadra mi è piaciuta tantissimo. Penso a Fiori che ha 48 anni e è stato il dominatore del centrocampo nel secondo tempo, penso a tutti gli altri che hanno fatto benissimo, quindi complimenti, complimenti alla squadra perché veramente ha fatto una grande prestazione. Intanto volevo fare i complimenti alla squadra di casa e poi abbiamo un po' sofferto il fiato. Inizialmente abbiamo preso i due gol, abbiamo cercato di tenere la partita, poi dopo siamo crollati abbastanza a livello fisico. Però speriamo di far meglio per le prossime, ecco. Ma innanzitutto atleticamente dobbiamo migliorare, quindi magari con qualche allenamento in più. Poi oggi è pure vero che mancavano, diciamo, gente importante in squadra e per il resto tutti cercheranno di fare meglio. Speriamo che va meglio, ecco.